Abbiamo Gaetano D'Arcole al termine di questa amichevole, buon test contro il 21. Già all'andata c'è stato una settimana scorsa un'amichevole all'andata vinta dal 21 per 3-2. Quest'oggi è andata meglio, anche se il pareggio a quanto pare, quando detto dall'allenatore del 21, ci sta tutto. Parliamo prima di questa gara e poi giustamente Gaetano faremo un quadro sul discorso della Virtus Bologna. Com'è andata questa gara oggi? Mi sembra che è stato un test che ci avvicina al campionato. Certo, una bella partita con due squadre che lotteranno per posizioni, spero, di centro classifica nel prossimo campionato di Serie C2. E la partita è finita 2-2, è stata una buona sgambata, ho fatto ruotare tutta la rosa, anche giocatori nuovi che ancora non sono dentro i meccanismi della squadra. Ho cercato per quanto è possibile di portare piano piano tutta la rosa a un livello accettabile di condizione. Siamo un po' pesanti perché abbiamo fatto 3 settimane di parte fisica e prendere il pallone, abbiamo cominciato a toccare il pallone veramente mercoledì scorso nella partita con il Minturno lì da loro. Quindi oggi è la seconda volta che tocchiamo il pallone e sono soddisfatto di tutto. Si vede che siamo pesanti, arrivavamo tardi sulla palla. Sì, si vedeva che il controllo della palla non era eccezionale. Siamo pesanti e arrivavamo tardi sulla palla, però tenendo conto del momento della preparazione sono soddisfatto in toto di tutta la squadra. E com'è questo Minturno? Come lo vedi? Minturno è una bella squadra, all'ossatura che già conoscevamo dell'anno scorso ha unito i giocatori dell'ex Virtus Scauri, che comunque l'anno scorso hanno raggiunto una salvezza in C2, quindi giocatori con una buona esperienza e buona qualità, quindi ha fatto una rosa sicuramente di buon livello. È un apparato il 21 che sembra poter ambire a traguardi importanti, ha una serie di personaggi in ruoli che qui a Fondi non abbiamo. Insomma. Ancora non abbiamo, sì. Come struttura societaria sicuramente può ambire a scalare le classifiche provinciali. Poi c'è la squadra. Dopo ecco, bisogna avere i giocatori, avere la potenzialità economica per pagare i giocatori per le categorie superiori. Però come struttura societaria indubbiamente è una società che diciamo, dobbiamo prendere a modello come organizzazione. Parliamo di questa C2, abbiamo il Minturno, la Virtus, Sabaudia e l'Atletico Formia, quindi sono 4 squadre puntine, sì. Tutte e 4-2 perlomeno si dice che il Sabaudia punterà alla vittoria come l'Atletico Formia, però il Minturno e il Fondi invece si accontentano della salvezza, come vuol dire. Sì, come le vedi queste altre squadre? Allora, noi e il Minturno penso che l'obiettivo sia mantenere la categoria in modo da poter in seguito programmare campionati più ambiziosi. Mentre per quanto riguarda l'Atletico Formia penso che sia una delle favorite alla vittoria finale per l'esperienza che hanno i giocatori e appunto per l'esperienza, d'altronde 2 anni fa in C2 era una squadra diciamo imbattibile, arrivata seconda, si è giocata fino alla fine. In C1 certo il salto di categoria è complicato, quindi magari avranno sofferto, non conosco bene la situazione, però certo in C2 hanno uno dei ruoli di favoriti, insieme appunto al Sabaudia che si è rinforzata sia con l'acquisto di un tecnico indubbiamente di categoria superiore, sia con giocatori che hanno militato nelle categorie superiori, quindi ha fatto una squadra indubbiamente votata alla promozione. Certo, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi bisogna vedere sempre come va il tutto, se l'amalgama dei giocatori c'è, il rapporto società-allenatore, insomma, le variabili sono molte, quindi nello sport non è mai facile vincere. E le squadre che partono per vincere dopo, che a un certo punto non riescono a raggiungere i propri obiettivi, bisogna vedere come reagisce la società, come reagisce il parco giocatori, quindi è tutta una variabile, bisogna vedere le squadre sociali che secondo me a livello di organizzazione e cultura proprio del calcio al 5 sono un passo avanti a noi del sud pontino. Comunque penso e spero che noi ce la giocheremo con tutti.
Vediamo un attimo il girone. Vediamo un attimo il girone completo, mi hai parlato delle sociali, vediamo un attimo la zona di Roma, che credo che il girone sia comunque abbastanza competitivo. Abbastanza competitivo, lo Zagarolo, che l'anno scorso, non ricordo se non ricordo male, è arrivato quarto, comunque zona d'alta classifica, e che comunque si è rinforzato, l'avremo la prima giornata. Dopo ci sono le due squadre di Colleferro, e Colleferro è una città dal punto di vista del calcio 5 ricca, quindi sicuramente almeno uno delle due penso che abbia mire per il salto di categoria. C'è la città di Anagni, che ha, sono già 2-3 anni che ha una squadra d'alta classifica, migliora di anno in anno, e quindi quest'anno penso sia intenzionata al salto di categoria. Queste sono quelle che conosco meglio. Quindi sarà dura, insomma. Il girone sarà sicuramente duro. Bisogna vedere fra le neopromosse come noi, comunque noi ce la giocheremo con tutti. Finalmente abbiamo ottenuto la possibilità di giocare. Ecco, le sorti del Palasport, del Palazzetto dello Sport. Era l'obiettivo per poter migliorare. Adesso abbiamo queste basi, ringraziamo chi ha permesso questa, chi ci ha dato questa possibilità, insomma, e cercheremo di rappresentare al meglio la città di Fondi nel campionato del C2. Quindi comunque le partite in casa la Virtus giocherà qui al Palasport? Tutte al Palasport, tranne la prima per un precedente impegno del palazzetto con la palla in mano. Vabbè, allora... tranne la prima, che giocheremo al campo che abbiamo sfruttato lo scorso anno. Mi sembra che possiamo solo dare uno sguardo al discorso della squadra, mi sembra che visto numericamente molto nutrita, quindi... Squadra molto nutrita, speriamo, a differenza della precedente esperienza in C2, di avere dalla nostra un po' di fortuna, quindi nessun infortunio grave almeno. E comunque numericamente la squadra mi soddisfa. Un qualche ragazzo non ha l'esperienza adatta a un campionato di C2, però cercheremo di farlo crescere con calma, in modo che nel momento del bisogno possano darci la mano che serve, perché il campionato è lungo e competitivo, ci servirà la mano di tutti i componenti della rosa. Mi sembra che possiamo chiudere questa intervista, sarà l'occasione prossimamente all'inizio del campionato di rivederci per verificare la forza degli avversari di questo girone C2. Già avremo lo Zagarolo la prima giornata, insomma, che sarà un buon banco di prova. Squadra che sono anni che milita in C2, quindi un buon banco di prova. Grazie, alla prossima. Grazie a te.